comunque ragazzi, fermo restando che tutto quello che c'è scritto qua su questo display che vedete voi, 81% lo scollinamento, 96% l'uso, 98% l'uso dei freni, 97% l'uso dell'anticipo in frenata e il 100% del cambio, tutto ciò che voi vedete e molto di più, questa è la media complessiva, viene trasmesso in via telematica al datore di lavoro, praticamente al responsabile del parco macchine, mettetela come volete, e molti altri in più, anche perfino le emissioni di gas nell'aria, le emissioni nocive di gas nell'aria, perché una guida più o meno alta di percentuale comporta una guida più pulita. Inoltre viene segnalato anche quello, vabbè, è qua, lo vediamo anche noi, il tempo che il camion è stato in moto a motore spento, il gasolio che hai consumato a motore spento. Quindi l'estate, quando fa caldo, se tieni il motore a moto acceso, il datore di lavoro a fine settimana, perché questo report arriva ogni settimana al datore di lavoro, come è successo anche a noi, ti dice questo mese qui questa settimana hai tenuto il camion in moto al 27, al 24, al 25%, dipende da quello che lo hai tenuto, capito? Consumando tot litri di gasolio. Cioè ormai siamo arrivati a questo punto qua, che con queste macchine qui non fai più niente, dai, non cose più nulla. Vedete, qua c'è tutta la panoramica, queste sono le ore di guida, queste sono il punteggio. Quanto gasolio è stato consumato? Io ho consumato 18 litri di gasolio da stamattina e un litro l'ho consumato stando fermo. Queste sono le ore, questo è il chilometraggio totale e il ritardo. Ecco qua. Ma poi ragazzi, magari se ho tempo, poi un giorno torneremo meglio sull'argomento. Vi ringrazio e vi saluto però. Ciao!